Eletto Radio. Libera di pensare. Torino Tattoo Convention 2017. Qui nel nostro studio alla convention c'è Andrea Rock. Benvenuto Andrea. Grazie mille, ciao amici di Letto Radio. Andrea è speaker di Virgin Radio, quindi siamo nello stesso ambiente, siamo tutti e due speaker, adesso non ci paragoniamo, però siamo arrivati. Facciamo un bel lavoro entrambi. Facciamo un bel lavoro, ecco, un lavoro che nasce dalla passione. Assolutamente. Tu però non nasci subito nel campo della radio, sei arrivato mano a mano, giusto? Sì, io ho iniziato lavorando prima per un canale che si chiamava Rock TV, che era un canale su Sky, dove sono entrato per merito forse di alcune conoscenze della lingua inglese. Ti spiego il perché. Mi trovavo a un concerto degli Extrema, una band metal italiana, e conoscevo il loro merchandiser, quindi la persona che vende le magliette ai concerti, e vedevo che stava cercando di chiacchierare in inglese con il merchandiser dei Soulfly, che invece è una band brasiliana, e avevano qualche problema dal punto di vista della comunicazione. Io ero lì e ho semplicemente tradotto quello che serviva al momento. E lui mi disse: beh, vedo che te la cavi bene con l'inglese, io sto lavorando per una televisione che ha appena aperto, perché all'epoca aveva appena aperto, che si chiama Rock TV. Ci servono dei ragazzi che siano appassionati di musica, che parlino bene l'inglese e che abbiano una band, e che soprattutto non vogliono soldi. Io ero assolutamente la persona giusta da questo punto di vista, e quindi ho cominciato lì all'età di 19 anni a fare le mie prime piccole interviste, anche a dei gruppi comunque importanti, perché la mia prima intervista fu ai Black Rebel Motorcycle Club, che comunque sono un gruppo di tutto rispetto ancora oggi. Quindi diciamo che il mio cammino è iniziato lì. Dopo tanti anni ovviamente sono cambiati i ruoli, anche lo stipendio per fortuna a un certo punto è arrivato. Lì ho conosciuto Ringo che aveva un programma, si chiamava Dottor Ringo, io gli facevo l'autore, e in quel contesto ci siamo conosciuti, abbiamo capito che avevamo molti punti in comune dal punto di vista soprattutto degli ascolti. Anche lui è un punk rocker innamorato dei Ramones, anzi ovviamente lui ci è arrivato prima di me, e mi ha detto: guarda, io potrei aver bisogno di una persona a Radio 105 come autore, un aiuto, perché lui faceva questo programma che fa ancora oggi, che si chiama Revolver, e lo facevano in due, lui e il suo regista. Serviva un cosiddetto autore barra redazione. Mi sono proposto più che volentieri, però lui che guardava avanti in maniera intelligente, l'anno dopo mi ha detto: ok, sta arrivando Virgin Radio, andiamo tutti di là. Perfetto, quindi settoriale, il tuo nome è Andrea Rock, giustamente. Non potevo rimanere. Non potevi andare a Virgin Radio. Ecco, come nasce la tua passione per la musica rock? Come ti sei avvicinato da ragazzino? Il rock è un'attitudine, non è solo ed esclusivamente un suono. Il rock, come in realtà tante altre forme di musica, delle quali credo parlerete proprio su questo divano con altri artisti magari fra qualche episodio, è una scelta non facile, nel senso che il rock è sempre stato il linguaggio con il quale si andava un po' a contestare ciò che non andava bene, ok, nella società. Rock, punk, rap hanno sempre avuto questo approccio molto molto stradaiolo, molto veritiero, molto di appunto contrasto nei confronti della società, e c'erano delle cose che a me non piacevano. Cercavo, e per anni ho cercato, un modo per esprimermi, un modo per esprimere il mio dissenso nei confronti di quello che vedevo. Inizialmente era stato il fumetto, io scappavo dalla realtà disegnando. Poi una notte non ero stato bene, avevo acceso la televisione di notte, e perché solo di notte una volta si poteva vedere determinati videoclip, e ho visto in rapida successione questo gruppo che si chiamava Green Day e questo gruppo che si chiamava Ramones. A 13 anni è partito l'amore, e da lì è cambiato veramente tutto per quanto mi riguarda. Ho posato la matita e ho preso la chitarra. Però la passione del fumetto ti è comunque rimasta, soprattutto per i fumetti Marvel. Sì. Adesso c'è il boom, adesso ormai da parecchio, la trasposizione cinematografica di tutti questi fumetti Marvel. L'ultimo è stato Spider-Man Homecoming, l'hai visto? Sì, che brutto. Non ti è piaciuto? No, no, ha sicuramente dei punti a favore, hanno un po' mischiato i vari uomo ragno dei diversi universi, però Zia May non può essere figlia. Non può essere figlia, no, sì, no, c'è uno stravolgimento forte.
Però sì, dal punto di vista anche del mondo Marvel, io ho tutto il ginocchio tatuato con loghi dei miei supereroi preferiti. Ok, sono un nerd convinto. Quindi un'altra tua passione che è legata al disegno, al mondo del fumetto, te la sei proprio tatuata addosso, sì. Perché tu sei lo speaker ufficiale della Torino Tattoo Convention, che è l'evento che stiamo seguendo. Sì. Il tuo rapporto con il tatuaggio, sei alla ricerca di altri tatuaggi da poterti fare o di studi, come ti approcci? È un'arte, quindi è passione, devi avere la passione per quest'arte, non è solo un qualcosa di estetico, motivo per il quale, guarda, non me ne vergogno, io non ho tatuaggi visibili, io lavoro e vivo a Milano, che è una città dove tendenzialmente si sta sempre con la felpa o la giacca perché piove spesso e voi sì, noi siamo io non siamo ho dei tatuaggi visibili, io non ho dei tatuaggi visibili a primo, in realtà ho le gambe completamente coperte, ho la schiena completamente coperta, okay. Perché per me è una forma d'arte importante che va rispettata, non può essere solo esclusivamente qualcosa che deve farti così esibire in mezzo a una comunità di persone. Assolutamente no, io credo che il bello del tatuaggio sia innanzitutto la ricerca che tu fai, come mi dicevi, di un artista, l'evoluzione di un artista, un racconto artistico anche che poi va trasferito sulla tua pelle, quindi no, per me è una vera e propria passione, io ragiono tantissimo su ogni singolo pezzo importante che vado a farmi. Tra i miei artisti preferiti c'è Stizzo, che è un fratello, che è uno dei maestri del traditional in Italia e in Europa, e tra l'altro ha lo studio proprio nella mia via, quindi ci vediamo praticamente ogni giorno, e tra l'altro anche lui è un grande appassionato di musica, quindi con lui si va a nozze su tante cose. Poi in realtà mi sono fatto tatuare anche da altri ragazzi, sia che lui è cresciuto qui in Italia, sia altri artisti nazionali, tra cui Phil Kyle, che è uno dei miei preferiti. Sono un amante del tradizionale, non mi vedo con addosso dei pezzi differenti, però ecco, ragiono sempre molto su ogni singolo tatuaggio. È chiaro, adesso ho molte zone coperte, il fillerino, ovvero il piccolo tatuaggio che va a riempire quel buco che si è creato, magari ecco, quello lo ragioni un po' meno, però per quello ci sono tutti i loghi delle mie band preferite, io intanto qui. Tipo come delle toppe tutte le tatui. Sì, invece, sì, sì. Come si faceva sugli zaini, sulle giacche. Sì, sì, io continuo a farlo sia sulle giacche che sul corpo. Perfetto. Hai fatto, torniamo alla musica, grazie al tuo mestiere, che è quello di speaker, comunque che è legato al mondo musicale, hai fatto delle interviste veramente importanti. Ci vuoi raccontare un momento particolare che ti ha segnato quando hai detto cavolo, veramente qua sto facendo un'intervista importante? Ho fatto tante interviste importanti, ringrazio il cielo che mi sia capitata questa fortuna, ho incontrato i Foo Fighters, ho incontrato gli AC/DC, ho incontrato i Led Zeppelin, questo sono Jimmy Page, questi sono stati dei bellissimi momenti, anche perché i grandi della musica sono grandi persone. Questo sì, io la prima volta che incontrai Brian Johnson degli AC/DC mi fecero entrare da una porta così nella sua suite a Berlino, mi presentarono e dissero lui è Andrea da Virgin Radio Italy, e lui si alza di scatto dal divano dove era seduto e dice Italy, I got relatives in Frascati, e allora da lì tutto è diventato morbidissimo, mi ha offerto da bere, mi ha offerto un sigaro, cioè queste... Una situazione surreale fuori. Surreale, però sono, cioè, è una delle band più importanti della storia della musica e ovviamente lui è una delle persone migliori che si possono incontrare in questo ambito, quindi i grandi sono veramente grandi. Ho incontrato gli Oasis, Liam, Noel, in diversi momenti, sono delle persone adorabili comunque, vanno saputi prendere, sono artisti, ovvio, non puoi con ognuno di loro mantenere la stessa tipologia di approccio. Devi essere un po' studiato anche tu da questo punto di vista. Devi sapere come prenderli, devi leggere delle interviste, devi vedere dove magari si sono risentiti per una certa domanda, devi conoscere bene la storia del personaggio prima di approcciarti a lui. Però i grandi restano grandi, i medi spesso sono testi di cazzo. Ok. Soprattutto gli italiani. Ah, ok, infatti tu conduci il programma Radio Virgin, Virgin Radio Generation, che tratta tutte le novità musicali legate al rock. Ti volevo fare una domanda sul rock italiano, che momento sta vivendo secondo te, quali sono delle band sulle quali puntare o tenere un po' la lente di ingrandimento su di loro? Allora, Virgin Radio in questo momento non sta suonando dei dischi di band italiane.
Mi dispiace da un certo punto di vista perché credo che la segnalazione almeno andrebbe fatta, però è una linea editoriale, come tu sai, lavori in radio, c'è una linea editoriale, questa va seguita. Io seguo tante band italiane dal vivo, mi piace andarle a vedere e consiglio anche ai vostri ascoltatori di andare a vedere e supportare la scena locale perché è importantissimo. Ci sono delle band che a me piacciono da morire, io sono un grande fan di Tra lei e i ragazzi morti, ma abbiamo parlato di fumetti, quindi è normale che io sia fan di Davide Toffolo, è ovvio. Mi piacciono molto i Fast Animal e Slow Kids di Perugia, mi piacciono anche delle realtà un po' più underground, come possono essere gli Slander, dalla scena del Venezia Core, ci sono gli Strength Approach di Roma, queste sono band che io ascolto continuamente. Mercoledì scorso abbiamo suonato con i Pancras, una band che mi ha cresciuto, sono andato a cena una sera con il bassista dei Kina di Aosta, quindi per carità la realtà italiana è molto molto importante, credo che non per forza debba essere tradotta in radio, ma va tradotta soprattutto dal vivo, motivo per il quale io tante volte magari parlo di alcuni gruppi anche senza avere la necessità o la possibilità di suonare il disco. Preferisco, anche perché credo che il consiglio di una persona che comunque è nell'ambito e ti dice vai a vedere i Fast Animal e Slow Kids, che secondo me sono molto forti, funziona di più che ascoltare solo esclusivamente il disco. Ultimamente mi stanno piacendo anche gli Zen Circus, hanno fatto secondo me degli ottimi brani. Ascolto anche un po' di rap italiano, l'ultimo disco di Ensi è secondo me un gran disco dal punto di vista del rap in Italia, e stiamo parlando di un personaggio molto caro a questa città, quindi so di parlarne bene. Oltre ad ascoltarla, però la musica tu anche la fai con il tuo gruppo Gli Undead. Sì. Che è in uscita, anzi il disco è uscito proprio quest'anno, nel 2017. Ci vuoi raccontare un pochino di questo disco? Allora, noi esistiamo come band da 10 anni, è la mia passione più grossa, ovvero la passione per il punk rock. A 25 anni, dopo aver sperimentato un po' di genere, ho detto no, torniamo alle radici. Io ho 35 anni, quindi quest'anno festeggiamo 10 anni di band, 10 anni di Virgin Radio, tutto rientra sul 10. Tutto sul 10. For the Underdogs è il nostro quarto lavoro, è un disco dedicato a coloro che vengono dati per sconfitti in partenza. L'underdog è colui che appunto su quale non si scommette mai, no? Nelle terribili, scusa, è una brutta immagine, ma purtroppo si arriva da lì. Nelle lotte tra cani clandestine, che cosa succede? Succede che c'è uno che è dato per favorito, sul quale tutti scommettono, e l'altro che invece magari è dato per sfavorito e alla fine vince, ok? Ok, una rivincita, quindi. Rivincita sociale, si parla in questo disco di rivincita sociale, motivo per il quale il primo singolo raccontava di quello che è successo in Siria negli ultimi anni, in altri brani si parla del suicidio, che purtroppo è diventato di nuovo un tema terribilmente caldo, l'abbiamo visto in America, ma ovviamente se ne parla tanto anche per quanto riguarda le nuove generazioni, quindi rivincita sociale, questo è assolutamente il tema di questo disco. Veniteci a vedere dal vivo, speriamo che a Torino ci sia presto la possibilità di passare. Ecco, i tuoi prossimi appuntamenti invece in giro per l'Italia, quali saranno? Allora, noi saremo ancora live fino più o meno al 16 di ottobre, perché poi il mio chitarrista si deve operare a un ginocchio e quindi, siccome è uno di quelli che sul palco non sa stare fermo, dobbiamo fermarlo noi. Beh, non è che suonate liscio, che quindi si può anche stare tranquilli e fermi sul posto, no. Non è proprio quindi, a quel punto riprendo un altro progetto mio che si chiama semplicemente Andrea Rock, dove vado a fare del folk acustico di matrice irlandese e delle composizioni mie per almeno un paio di mesi, e poi dalla fine del 2017 per tutto il 2018 cercheremo di fare ancora del sano punk rock e finire le serate in stage diving. Ok, perfetto, io ti ringrazio per il tempo. Ringrazio voi, sono terribilmente prolisso. Ma figurati, guarda, noi siamo qui, siamo una radio, viviamo di parole, quindi ti ringraziamo per questo. Ci hanno almeno 4 dischi di fila. Adesso mettiamo 4 dischi e lasciamo un po' gli ascoltatori. Ciao a tutti, ci sentiamo sempre qui su elettoradio.com.